Finalmente, dopo 7 giorni a bordo della Diciotti, i ragazzi minori non accompagnati sono scesi, sono sbarcati. Sono 27, tra loro ci sono 2 ragazze, un'eritrea e una somala, e tutto il resto provengono dall'Eritrea. Hanno un'età compresa tra i 14 e i 17 anni e molti di loro sono stati per un periodo molto lungo nei centri, diciamo, libici, anche un anno e mezzo. È impensabile che a ogni sbarco si debba vivere una situazione di stallo come questa, in cui le persone vulnerabili, con un viaggio difficilissimo alle spalle, con tante sofferenze, debbano vivere ulteriori sofferenze stando giorni e giorni a bordo delle navi. Cioè, è importante che si trovi un sistema che permetta assolutamente di mettere in primo piano la protezione delle persone, soprattutto dei più vulnerabili come i minori.